Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video di Channel 06. Oggi sono qui per insegnarvi a fare la pulizia delle testine e degli ugelli in una stampante Epson. Oggi prenderemo come esempio una stampante Epson XP422. Qui iniziamo ad accenderla. Ovviamente ogni stampante ha le sue funzionalità, ha il suo menu, però comunque più o meno quasi tutte hanno lo stesso tipo di opzione, quindi oggi prenderemo come esempio questa, però la situazione vale per tutte le stampanti. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è andare su setup. A questo punto andiamo nella voce manutenzione. Ovviamente ricordatevi di inserire la carta all'interno della stampante, perché per questa pulizia avremo bisogno anche della carta. Allora, per prima cosa faremo il controllo ugelli. Allora, apriamo addirittura la stampante, anzi ve lo faccio anche vedere, così almeno vediamo all'interno cosa succede, e clicchiamo quindi ok. Clicchiamo ok e ci chiederà caricare carta 4 per stampare, motivo di controllo ugelli, come vi dicevo prima. Quindi noi clicchiamo la funzione stampa con il tasto questo qui, che adesso voi non vedete, e automaticamente partirà il controllo ugelli. Come potete vedere, successivamente la stampante ci dirà eseguire una pulizia della testina per correggere i punti mancanti. Noi potremmo dire fine controllo ugelli oppure pulizia della testina. In questo caso noi diremo pulizia della testina, perché ovviamente ci serve. Faremo ok e lui ci dirà eseguire una pulizia delle testine per correggere i punti mancanti. I punti mancanti intende questi qua che ci ha stampato sul nostro foglietto. Noi faremo avvia pulizia e automaticamente nella stampante, ovviamente farà tutto in automatico, ci pulirà, ci allineerà le testine, ce le controllerà, e alla fine di tutto ciò, adesso ve lo farò anche vedere in diretta, ci chiederà una cosa che adesso vi faccio vedere. Ok ragazzi, la stampante ha finito di fare la pulizia delle testine. A questo punto, alla fine, la stampante ci chiederà una cosa. Pulizia della testina è completata. Fine pulizia o controllo ugelli? A questo punto ovviamente noi cliccheremo fine della pulizia, e a questo punto avremo completato la nostra pulizia delle testine e il controllo ugelli. Quindi ragazzi, per questa puntata di Channel 06 è tutto, spero di avervi aiutato in questa guida, e nel caso in cui abbiate dei dubbi scrivetemelo comunque nei commenti, io vi risponderò subito. Quindi per oggi il video si è concluso e noi ci vediamo in una prossima puntata. Ciao ragazzi!